Francesco Tana, responsabile scientifico del corso tecnico pratico sulle emergenze in mare. Oggi è mercoledì, una full immersion di 2 giorni. Cosa può dirci di più? Ma questa è la quinta edizione di questo corso teorico-pratico che riguarda le patologie che si vengono a generare in vicinanza e in ambito marino. È un convegno molto seguito che è fatto in collaborazione con il NARSIND, che sarebbe il sindacato infermieristico. E come dicevo, è la quinta edizione, abbiamo avuto solamente la pausa da Covid. In questo corso, insomma, andiamo a toccare in dettaglio tutte le problematiche che si possono incontrare nell'ambito del soccorso marino. Quindi, in collaborazione esplicita sia con la Capitaneria di Porto che dalla ASL 2 Abruzzo, e quindi pronto soccorso, rianimazione. Tutti i reparti dell'ospedale San Pio, e infatti in questo convegno più o meno partecipano tutti quanti con le proprie esperienze e le proprie relazioni. In questi 5 anni, quanto e come state migliorando per avere sempre una maggiore visibilità di questo corso e risultati tangibili? Allora, noi ci confrontiamo con il DAN, che sarebbe il Divers Network Alert, no? Che è una società europea, e c'è anche la società americana e australiana, che si occupa di redigere dei corsi di formazione, e soprattutto è un sistema telematico che ci fa capire come sono andate le cose negli anni precedenti, quali sono gli incidenti più importanti, in modo che ci troviamo preparati ad affrontare quelle condizioni critiche dei pazienti con la informazione e preparazione sufficiente a poter essere adatti all'evento.